Vengono tolti titolo di studio battesimo, che io trovo una bellezza. Anche il giorno del matrimonio andarono a venti laziali fuori dalla chiesa con lo striccione che diceva Ilari e Totti, una letterina per una analfabeta, auguri pupone, così la Roma si voglia bene così, capito? 2-1, la Roma vince lo scudetto di notte sulla sede della Lazio, un bontempone giallorosso va con lo spray e gli scrive: noi domani al circo Massimo, voi domani Massimo al circo. Perché poi finché le cose della tua squadra vanno bene, c'è tutto un repertorio, c'è tutto. Ma a me piacciono i tifosi delle squadre sfigate, i tifosi delle squadre che non vincono mai. Quando la tua squadra va male, lì si vede se sei un ganso oppure no. Ancora Roma di un po' di tempo fa, ancora ultimo Roma prima. Tifoso dell'Ancona srotola lo striscione che diceva a voi ne segna Totti, a noi ci segnano tutti. Un po' che mi era arrabbiato, non lo so. Tifoso del Venezia, Venezia era in Serie A, ultimi dalla prima all'ultima giornata, a febbraio erano già in Serie B, maggio, ultima partita, 38 paganti, tra cui lui, il contestatore solitario, che per chiudere quella stagionaccia marcia si presenta allo stadio con lo striscione rivolto ai propri giocatori che diceva: in confronto a voi la merda è un sospiro di sollievo. Che fegato c'aveva il fegato alla veneziana. Allora io vi dico lo striscione e voi mi indovinate la tifoseria. Striscione di quattro parole appena: mai stati in B. Chi Inter. Può averlo scritto? Inter. Tutti che dire, tifosi dell'Inter? No, sono i tifosi del Fano. Dice come? Sì, che cent'anni di storia sono sempre stati in Serie C, non sono mai riusciti ad andarci. Hanno fatto la funzione appositamente per questa cosa. Quindi a me piacciono, allo stadio hai due strade.